Je pense que quand nous faisons un travail d'histoire, nous savons que ce travail est fait à un moment donné, dans des circonstances particulières, et que ce travail est une étape, et que le travail historique doit se continuer sans cesse, en fonction d'une nouvelle culture, en fonction de nouvelles circonstances. Il n'est pas question de dire qu'il y a un moment particulièrement de vérité plus qu'un autre, mais qu'il y a un essai de construction d'une vérité qui nous échappe toujours d'un certain côté et que nous pouvons atteindre d'un autre côté. Et donc, l'histoire, c'est la recherche continuelle d'une vérité que l'on peut à la fois atteindre et qui nous dépasse continuellement. Once we've answered that question and once we have a sense of who tomorrow's Marists are, then those people can tap into our spiritual intuitions that have been built up over two centuries, and there's so much richness in that. And as each decade goes past, we discover more of that richness, of that depth, what it means to be Marist, what it means to form Marist community, what it means to follow Jesus in a Marist way. But the people of the third Marist century will be living in a church that's very different from the church of Marcelin, very different indeed from the church of the 20th century. And they need to find their place in that church, to be a community, a spiritual family in that church, and have structures that support their discipleship, that have ways of formation that support their discipleship, have fields of mission that suit who they are as Marists. For me, this exhibition is exploring three areas of Marist life today: mystery, communion, and mission. So by me visiting 19 countries and photographing brothers over a period of 2 years, I've tried to capture elements of mystery, moments of brothers in community, and also the different ways they are living out their mission. Noi vediamo che la Chiesa ha trovato una sintesi così bella per l'educazione, e l'educazione è un valore così grande per l'umanità che io penso che i Maristi, se vivono veramente quello che sono, loro hanno un futuro che è dei più importanti per tutti, perché è un futuro collegato alla formazione dell'uomo e della donna, però a una formazione integrale che va dalla parte umana completa, senza negare niente, a trovare questo rapporto profondo con la nostra origine che è divina. Cioè, e poter vivere queste due cose insieme. E i Maristi sono per noi una di queste possibilità enormi per il presente e per il futuro. E noi vediamo che i ragazzi, i piccoli, questo lo capiscono. Yeah.
c'è un qualche cosa che attrae le persone e oggi siamo in difficoltà per questo, perché tante volte abbiamo trovato difficoltà anche nell'attrazione delle vocazioni, della nostra testimonianza. Come fare? Vivere queste realtà in tal modo che Gesù si presenti alle persone, non noi, e attraga le persone, come dice Benedetto XVI, no? Il Vangelo si propaga non per imposizione ma per attrazione. È questo. Che Dio ci dia la grazia di poter recuperare questi grandi, grandi cardini della nostra vita cristiana: il mistero, la comunione, la missione. Che i maristi, che già furono veramente una moltitudine, tornino ad essere questo, se Dio lo vorrà. Adesso con una realtà ancora più bella, che è quella di tutte le vocazioni insieme, di tutta l'opera marista insieme, senza perdere questa bellissima missione collegata ai bambini, collegata ai giovani, collegata al Vangelo trasmesso con novità e accolto con novità dalle persone nello spirito di Champagnat. Amen. Thank you.